Gran Sasso d'Italia, che è un massiccio che a volte dimentichiamo un po'. 2912 metri ed è il massiccio montuoso più alto degli Appennini. Questo massiccio abbraccia tre regioni e quindi è una meta perfetta per chi vuole esplorare la bellezza autentica del centro Italia. L'Aquila, Teramo, Pescara sono invece le province che se ne spartiscono un pezzo. Siamo nel piccolo Tibet, così viene chiamato, e siamo anche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Intorno solo natura e vento. Sentite? È veramente qualcosa di unico. A Fonte Cerreto, a 1130 metri, si incontra la funivia che porta al piazzale di Campo Imperatore, ma ci si può arrivare anche facilmente con l'auto, basta pagare un biglietto. Arrivati al piazzale di Campo Imperatore troviamo un bancarelle, una chiesetta, l'ostello in pietra e sullo sfondo l'osservatorio e soprattutto la massa imponente del vecchio Grand Hotel dove Benito Mussolini fu tenuto prigioniero. In questo parco troviamo 85 orchidee spontanee per un totale di 265 piante censite, 11 coppie di aquile reali, 500 cervi, 1000 camosci appenninici, 120 lupi con 20 nuclei riproduttivi.